La rivista Terra Santa quest'anno compie 100 anni ed è un traguardo davvero speciale per questo nostro strumento di comunicazione che negli ultimi 100 anni ha saputo raccontare la Terra Santa, ha saputo raccontarla ai pellegrini, ha saputo raccontarla a tutti coloro che hanno a cuore questa terra nella quale Dio si è rivelato prima e poi si è anche fatto carne. È una rivista che ha accompagnato con un grande impegno culturale tutti i cambiamenti intercorsi in questa terra nell'ultimo secolo, e sono stati davvero tanti. È nata in un periodo molto difficile, perché quando è nata da poco era finita la Prima Guerra Mondiale e da poco era finita quella terribile pandemia che fu la influenza spagnola. Adesso noi ci troviamo a celebrare il centenario in un momento che è ancora un momento difficile, ma che speriamo sia, come 100 anni fa, anche un momento di ripresa, un momento di ripartenza, un momento di nuovo inizio. E desidero augurare a tutti i lettori della rivista Terra Santa di continuare a vivere attraverso la rivista il loro approfondimento di quelli che sono i temi legati alla parola di Dio, i temi legati alla geografia biblica, ma anche i temi legati all'attualità di questa terra e di tutto il Medio Oriente. E desidero naturalmente augurare alla rivista e a tutti coloro che operano al suo interno ogni bene, che possano continuare ad essere la voce non solo della custodia di Terra Santa, ma di tutta la Terra Santa, che possano raccontare non solo la storia dei nostri santuari, dei luoghi santi, le opere che come frati di Terra Santa portiamo avanti, ma che possano raccontare anche la vita dei cristiani delle nostre comunità locali e la vita di tutti gli uomini di buona volontà, a qualsiasi religione appartengano, che vivono in questa terra amata e benedetta da Dio.